Radio Radicale, siamo col professore Piercarlo Padoan del Partito Democratico per parlare della manovra, ma anche dell'iniziativa del Presidente della Repubblica su Ilva, che stasera ha convocato al Quirinale i rappresentanti sindacali. Allora, un'iniziativa importante che cade in un momento particolarmente difficile per Ilva. Era necessario questa iniziativa? Beh, sicuramente è molto opportuna. Il Presidente della Repubblica una volta in più ha dimostrato di come gli stiano a cuore gli interessi del Paese, perché dalla vicenda Ilva proprio dipendono i destini non solo di una città e anche di una regione, ma anche di molti italiani. E soprattutto è importante per mostrare agli investitori stranieri che l'Italia è un posto dove si deve investire e si può investire bene, ma bisogna rispettare gli accordi. Senta, per quanto riguarda la manovra, diciamo, in queste ore sta emergendo qualche preoccupazione perché al Senato i partiti della maggioranza, in particolare il Movimento 5 Stelle, stanno presentando tanti emendamenti. Allora, a questo punto dell'esame della manovra, lei teme diciamo, che si riaprano molti capitoli dopo che era stato definito molto chiaramente il quadro di intervento e i numeri? Ma come ha detto il ministro Gualtieri più volte, il quadro della manovra è definito al 95% perché c'è il grande pezzo che riguarda le clausole di salvaguardia, la riduzione del cuneo fiscale e altre misure indifferibili. Quindi la discussione è su una parte molto ridotta della manovra e io sono convinto, mi auguro comunque, che le forze della maggioranza si rendano conto che è indispensabile chiudere la manovra anche per una ragione di interesse nazionale. Se la manovra non si dovesse chiudere in modo appropriato, i mercati ci punirebbero. Già lo stanno facendo perché lo spread è andato su da un paio di settimane, ha ripreso a salire. Questo è un segnale che non bisogna assolutamente sottovalutare. Allora, per quanto riguarda le tasse, allora, che cosa si sente di dire rispetto a questa manovra? Allora, il decreto fiscale è stato bersagliato dalle opposizioni che diciamo, parlando di questa manovra del decreto fiscale, hanno siglato il binomio tasse e manette. Lei si sente di smentire questo luogo comune? Assolutamente sì, la pressione fiscale che esce dalla manovra è neutrale, quindi casomai si tratterà di mettere in piedi una iniziativa pluriennale per ridurre aggradatamente ma anche credibilmente le tasse. E quanto alle manette, questa è mera propaganda. Allora, ritiene che sulle auto aziendali sia stata fatta della propaganda da parte della Lega e quanto colpisce diciamo, questa tassa il sistema produttivo delle piccole e medie imprese? La propaganda la Lega la fa continuamente, da quando all'inizio di questa legislatura che non passa giorno. Riguardo all'impatto sui costi aziendali, non sono in grado di esprimere un giudizio. Va ricordato che ogni volta che si mette una tassa specifica su qualche fattore produttivo o qualche prodotto, bisogna chiedersi cosa succede all'industria interessata per minimizzare le eventuali conseguenze negative. Allora, lei la rivedrebbe la plastic tax oppure ritiene che sia il primo esempio virtuoso di economia, diciamo, che guarda alle rinnovabili? Una strategia che guarda lo sviluppo delle energie rinnovabili deve essere fatta di molte cose, di tasse ma anche di investimenti. La plastic tax in sé colpisce un materiale che è dannoso per l'ambiente, ma bisogna vedere esattamente come è disegnato per evitare che ci siano conseguenze indesiderate sugli investimenti e l'attività delle imprese. Bene, io la ringrazio, ringrazio il professor Piercarlo Padoan, sempre disponibile nei confronti di Radio Radicale. Grazie, professore.